Eccomi di nuovo qua, sono qua a farvi un video un po' particolare. Oggi non vi farò vedere un presepe, un tutorial dicendo, ma vi farò vedere un'attrezzatura. Come potete vedere qui davanti ho la mia macchina della Proxon, quello col filo a caldo, che mi serve appunto per fare i miei lavoretti. Però volevo farvi vedere perché ho provato qualche mese fa da un amico un accessorio del macchinario, questo qua proprio, no? E devo dire che mi sono trovato veramente bene, mi sono deciso di comprarlo. Quindi voglio insieme a voi farvi vedere di cosa si tratta e come funziona. Eccolo qua, praticamente l'attrezzo è questo qua. È praticamente un supporto che viene montato sulla stessa macchina della Proxon, quindi non dovete fare nessuna modifica al suo binario. Ma la cosa bella di questo accessorio è che potete fare dei tagli a 45 gradi, 50, 60, 90, cioè qualsiasi gradazione volete utilizzare, questo qua ve lo permette. Vi permette anche di fare delle forme geometriche sempre con il polistirolo, con il polistirene, quello che comunque comunemente usate. È molto semplice da montare, perché comunque ha il suo binario, ha la sua squadretta appunto che ti invita per gli angoli, e soprattutto ha una cosa molto interessante che io tante volte mi faccio aiutare da una scatola di legno, appunto per avere una cosa piatta da appoggiare il polistirene. Adesso magari posso farvi vedere, per fare diciamo dei tagli alti io praticamente appoggio una scatola qui, quindi questo riesco a praticamente tagliare, in modo che riesco a tagliare tutta dallo stesso spessore. Ecco, questa cosa qui ha praticamente un supporto a 90 gradi, in modo che riesci a tenere contro il tuo pezzo di polistirolo e riuscire a tagliarlo perfettamente dall'inizio alla fine allo spessore che tu hai deciso di tagliare. Ma dai, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere appunto di cosa si tratta questo accessorio. Ecco qua, allora andiamo ad aprire la scatola. Libretto di istruzione, chiaramente. Vediamo fuori. Ed eccolo qua. La struttura è molto bella perché è tutto in alluminio. Come vi ho detto, vedi, avete la squadretta qua che potete girare. Adesso qui ci abbiamo anche lo scotch. Questo qua vi permette di andare avanti e indietro. E andiamo a vedere appunto di montarla sulla nostra Proxon. Lo scotch di fissaggio. Viene bloccato appunto queste parti qua adesso che sono nella scatola. Ed ecco fatto, il nostro macchinario è questo qua. Questo qua serve appunto per fare le angolazioni. Allora andiamo a montarlo qua sopra. Eccoci qua, allora, con le viti che vi ho fatto vedere prima, che ci danno in dotazione, serve praticamente per fissare il telaio a questa squadretta che abbiamo qua orizzontalmente. Sono una e una due. Quindi a questo punto andiamo a togliere la nostra squadretta che c'era prima, mettiamo questa qua in questa maniera qui alla sua guida, quindi come questa qua va praticamente inserita dentro così. Con questo angolo qua decidiamo noi che angolo dare, non so, tipo 45 gradi, qui c'è scritto, ci fermiamo qua ai 45 gradi. E adesso questa macchina qua fa praticamente lo stesso lavoro che faceva senza questa apparecchiatura qua. Noi mettiamo praticamente questo macchinario qua, prendiamo un pezzo di polistirene, un pelo più piccolino, ce l'abbiamo, sì. Ecco qua, lo accendiamo e vedrete che andremo a fare un taglio qua a 45 gradi. Qua perfetto, adesso possiamo provare a fare questa prova qua
prendiamo un altro pezzettino, andiamo a tagliare. Questo taglio qui è comodissimo magari per fare le angolazioni delle case. Andiamo a prenderlo e vedete che combacia perfettamente. Adesso questo qui era rotto, questo qua, abbiamo un angolo di 90 gradi perfetto. Poi si può comunque, come detto, fare altre angolazioni, va praticamente da 0 a 90 gradi, quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta. In più, come dicevo prima, la cosa bella è questa qua, perché noi tante volte quando andiamo a tagliare un pezzettino di polistirene e vogliamo tagliare su tutta la lunghezza, tante volte con la base che avevamo prima si partiva sotto, era tagliato giusto, ma sopra andavamo tutto storto perché non avevamo l'appoggio. Mentre con questo qua noi andiamo a praticamente ad appoggiarci a questa squadra qua e avremo esattamente la stessa, lo stesso spessore dall'inizio alla fine. Questo è molto comodo. La cosa che dovete fare attenzione, appunto, più che altro, adesso qua non ho guardato bene, ma è praticamente, vedi, però è giustissimo, che questo filo qua sia perfettamente a 90 gradi. Però come si nota, lo spessore è praticamente identico dall'inizio alla fine. Allora, eccoci qua, è un video abbastanza breve perché comunque non c'è tanto da spiegare. Adesso magari farò un video particolare giusto per farvi vedere tutto quello che può fare questo accessorio, però a grandi linee avete visto cosa serve. Io vi posso dire che utilizzando la casa di mio amico mi sono trovato veramente bene ed è per questo il motivo che l'ho acquistato. Sicuramente non ve ne pentirete, è un accessorio che vi sarà utile, vi tornerà utile per fare alcuni lavoretti un po' più certosini, quindi io ve lo consiglio. Vi lascio magari in descrizione il link dove poterlo acquistare e fatemi sapere come vi trovate. Vi ricordo comunque di iscrivervi sempre al mio canale se non l'avete mai fatto, lasciate un bel mi piace che fa sempre comodo e vi aspetto al prossimo video. Ciao!